terzo e ultimo video sul messaggio di Bergoglio. Il secondo video è qua, sulla lettera I in alto a destra. L'ultimo paragrafo da indagare, il sesto, si trova a questo minuto. Ehi, scopriamone alcune. Febbraio 2024, Mark Boyce. Brevissima considerazione prima del sesto paragrafo. Il messaggio di Bergoglio è eretico. Si può pensare che, in un messaggio politico-economico rivolto ad una organizzazione privata come il World Economic Forum, la questione dell'ortodossia religiosa sia fuori luogo. Ma in questo messaggio Bergoglio ha comunicato la sua concezione di governo dell'uomo e del mondo. Ebbene, questa sua concezione è contraria al Vangelo e a tutta la Bibbia. Infatti, Dio ha stabilito che l'uomo è libero di comportarsi come vuole sulla terra e che dopo la sua morte è sottoposto al suo giudizio. Per esempio, all'inizio della Bibbia, quando Dio è intervenuto in Egitto, non ha obbligato il faraone a convertirsi e a distruggere i templi pagani, ma ha solamente liberato gli schiavi dall'Egitto, mentre gli egiziani potevano continuare a credere in quello che volevano. Ancora, alla fine della Bibbia, Gesù Cristo ha comandato agli 11 apostoli solo di predicare e di battezzare coloro che avrebbero creduto. Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato. Invece Bergoglio, che è un capo religioso che si riferisce comunque al cristianesimo, col suo messaggio al World Economic Forum ha comunicato la sua volontà di imporre a tutti gli uomini modelli di globalizzazione lungimiranti ed eticamente sani, che per loro stessa natura devono comportare la subordinazione della ricerca di potere di guadagno individuale al bene comune della nostra famiglia umana, dando priorità ai poveri e ai bisognosi. Insomma, vuole imporre uno stile di vita pauperista per una giustificazione etica, secondo lui, cristiana. Come si constata, questo insegnamento di Bergoglio al World Economic Forum e all'elite a cui fa riferimento, di dominare sugli uomini perfino a livello individuale, è contrario al comando di Gesù agli 11 apostoli di semplicemente predicare il Vangelo. Pertanto, Bergoglio è eretico. Tra parentesi, se Bergoglio segue un proprio desiderio di repressione della vita degli altri, invece i legittimisti di Bergoglio come papa sono degli autolesionisti della sottomissione. Il bisogno evidente del ricatto economico ai governi democratici. Se prima, nel quinto paragrafo, Bergoglio ha indicato il compito del mondo degli affari e della finanza, nel sesto paragrafo indica il compito dei centri politici sovranazionali, a cominciare da quelli che lui chiama strutture intergovernative, di cui un esempio dovrebbe essere l'Unione Europea, che coordina 27 governi nazionali. Scrive: al tempo stesso c'è un bisogno evidente di un'azione politica internazionale che, attraverso l'adozione di misure coordinate, possa perseguire in modo efficace gli obiettivi della pace globale e dello sviluppo autentico. In particolare, è importante che le strutture intergovernative
possano svolgere con efficacia le loro funzioni di controllo e guida nel settore economico, poiché il conseguimento del bene comune è un obiettivo al di là della portata dei singoli stati, pure di quelli che sono dominanti in termini di potere, ricchezza e forza politica. Commento io. In questo brano vi sono due messaggi preoccupanti. Il primo. Bergoglio afferma che le strutture intergovernative conseguono il bene comune mondiale controllando e guidando nel settore economico. Allora, controllando il settore economico di chi o di che cosa? Non lo ha specificato. Ma dato che queste strutture le ha chiamate intergovernative, sembra proprio riferirsi ai governi eletti dai popoli. Dunque, si può completare la frase in questo modo. È importante che le strutture intergovernative possano svolgere con efficacia le loro funzioni di controllo e guida nel settore economico dei governi democratici degli stati, poiché il conseguimento del bene comune, eccetera. Compresa ora la frase, si può comprendere il significato. Quando Bergoglio dice controllare il settore economico dei governi democratici, sta dicendo ricattarli. Questo è un primo male del brano. Cosa ancor più grave, quando Bergoglio parla di efficacia, è importante che le strutture governative possano svolgere con efficacia, sta parlando di una efficacia ancora maggiore di quella di oggi, perché oggi, io ricavo, anche gli stati dominanti, come Stati Uniti, Germania, Francia, non riescono più da soli a ricattare economicamente i governi degli altri stati del mondo, come avvenuto fino ad ora, per il conseguimento del bene comune a livello mondiale. Per cui, per esempio, oggi l'Unione Europea dovrebbe ottenere dall'Italia, dalla Francia, dalla Germania, eccetera, ancora più sovranità democratica, in modo da poter ricattare economicamente, ancora più di oggi, gli italiani, i francesi, i tedeschi. E le attuali proteste dei trattori dalla Spagna alla Polonia sono una piccola prova di quello che Bergoglio ha ottenuto dall'Europa fino ad ora contro l'egoismo degli europei. Questo è il secondo male di questo brano. Infine, Bergoglio conclude il sesto paragrafo coinvolgendo anche le organizzazioni internazionali, come possono essere l'ONU, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, la Banca Mondiale, eccetera. Scrive, anche le organizzazioni internazionali sono sfidate ad assicurare il raggiungimento di quell'uguaglianza che è la base del diritto di tutti a partecipare al processo di pieno sviluppo, con il dovuto rispetto delle legittime differenze. Sì, quando qualcuno vuole imporre l'uguaglianza con il ricatto economico, dice sempre di farlo con il dovuto rispetto. A parte la battuta, qui forse Bergoglio ha suggerito che occorre ricattare economicamente senza offendere particolari sensibilità regionali e istruendo sempre che si tratta per il bene comune, altrimenti i ricattati si arrabbierebbero e disobbedirebbero. Però questo è quello che dico io. Riassumendo il quinto e il sesto paragrafo, secondo Bergoglio, le democrazie degli stati nazionali sono superate da tre soggetti: il mondo degli affari e della finanza, le strutture intergovernative e le organizzazioni internazionali. Questi tre soggetti sono legittimati da Bergoglio a
controllare l'economia, dice lui. Ricattare economicamente, dico io, gli stati nazionali democratici, poiché il conseguimento dello sviluppo di una umanità solidale, dunque in tutto il mondo, è un obiettivo al di là della portata dei singoli stati. Infatti, attualmente, i singoli stati sono talmente sotto ricatto che possono solamente fuggire dal controllo statunitense, occidentale, europeo e bergogliano, passando all'organizzazione dei BRICS o al commercio con la Cina. In pratica, alla fine, conta solo la forza. Uno schifo mondiale. La democrazia e il diritto internazionale sono stati un'illusione e le superpotenze che oggi sono rispettose, domani potrebbero diventare ricattatrici anch'esse. Conclusioni sul messaggio. E poi una considerazione sullo spirito di Bergoglio e una sull'ateismo della Russia comunista. Concludendo l'indagine sul messaggio del Santo Padre Francesco al World Economic Forum 2024, io ricavo che l'obiettivo concreto sia di Bergoglio sia del World Economic Forum attraverso la globalizzazione è quello di rendere ciascun individuo povero quanto i sudamericani, gli africani e gli indiani. Però le motivazioni dei due soggetti sono differenti. Bergoglio desidera questo impoverimento perché pensa che i singoli uomini siano egoisti di potere e di guadagno, e dunque che occorra imporre loro la solidarietà con i poveri, la subordinazione al bene comune. Tuttavia, se questo di Bergoglio non è un egoismo di potere o di guadagno, è però certamente un egoismo ideologico. Ossia, lui è convinto di avere l'idea giusta, che sarebbe lo sviluppo di una umanità solidale. Perciò anche tutti gli uomini devono condividere, obbedire e applicare la sua idea giusta, perché sarebbe l'unica idea giusta. Invece, gli impiegati del World Economic Forum, che lavorano per i potenti della Terra, progettano l'impoverimento dell'umanità per preservare le risorse del pianeta dallo sfruttamento da parte della popolazione. Per esempio, se 7 miliardi di persone utilizzano il gas e il petrolio, poi queste fonti si esauriscono 140 volte prima che se le utilizzassero solo 50 milioni di persone. Questo è un egoismo di possesso planetario, ossia i potenti della Terra, quelli che danno ordini agli impiegati del World Economic Forum, pensano di essere diversi perché più potenti di tutti. Pensano di essere responsabili del pianeta più di tutti, perciò pensano di essere proprietari del pianeta più di tutti. Ora, per imporre a 7 miliardi di persone un'esistenza triste per tutta la vita e contemporaneamente impedire le ribellioni, alla fine sarà necessario il ricatto individuale del cibo e dell'acqua. Perciò, prima o poi, le terre coltivabili saranno acquisite dalle multinazionali oppure saranno espropriate dallo Stato. Gli allevamenti non saranno più autorizzati, nemmeno quelli di polli e conigli. Le uova non si troveranno più. Le città saranno suddivise in settori blindati con un raggio di 15 minuti a piedi.
per la salute ed il lavoro, gli abitanti dei settori dovranno arrangiarsi con quello che troveranno nell'arco di quei 15 minuti, eccetera, eccetera, eccetera. Inoltre, più importante, dall'altra parte di Bergoglio e del World Economic Forum, un'umanità che vive senza Dio, che pensa che il diritto all'esistenza e alla libertà, anziché doni di Dio, siano delle concessioni dei governi nazionali e che possiede una formazione scolastica di bassa qualità, non potrà far altro che aderire in maggioranza alle nuove leggi nazionali e mondiali sempre più oppressive e limitanti. Concludendo, la democrazia, per come è insegnata a scuola, è stata solo un'illusione, tanto che oggi è di nuovo evidente quanto ha scritto San Marco nel suo Vangelo. Voi sapete che coloro i quali sono considerati i governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le opprimono. Tra voi, però, non è così. Tra noi, però, non sarà così. Ultime due considerazioni. Bergoglio non lavora per se stesso. Quando si superano i 75 anni, non si lavora più tanto per se stessi, quanto per i propri successori. Così pure Bergoglio. Se da bambini i propri interessi sono maggiormente di tipo materiale, poi con l'adolescenza sono gli interessi psicologici ad acquistare più importanza. Infine, con la vecchiaia, gli interessi sono più spirituali, nel senso che si lavora per coloro che verranno dopo di sé. Ad esempio, Klaus Schwab, responsabile del World Economic Forum da sempre, non lavora più per la propria carriera, ma ormai condivide l'idea del mondo futuro dei suoi padroni. Così, oggi Bergoglio, alla sua età, sta lavorando alla distruzione della religione cattolica e alla distruzione della vita dell'uomo principalmente per consegnare i risultati ai suoi successori, da cui si ricava che è un'attività spirituale. Per di più, anche dal fatto che se vedesse la realizzazione del suo mondo non ne ricaverebbe alcun vantaggio materiale, si ricava che la sua è una motivazione spirituale, di uno spirito orientato alla distruzione. Bergoglio è apparentemente buono, in realtà è uno spirito distruttore di tutto e di tutti. La sua vicinanza alla situazione dei poveri, dei bisognosi, dei migranti, dei divorziati risposati, degli omosessuali, eccetera, se da giovane può forse essere stata di tipo psicologico, oggi, alla sua età, è diventata certamente una copertura del suo obiettivo spirituale della distruzione della vita individuale e della religione. A proposito, non solo vuole distruggere la religione cattolica, ma pure tutte le altre religioni, come vediamo meglio con l'ultima considerazione. Il secondo errore della Russia. Riprendendo il segreto di Fatima sugli errori della Russia, il comunismo della Russia del 1917 aveva sommariamente due caratteristiche: il livellamento economico individuale e l'ateismo. Ora, il messaggio di Bergoglio al World Economic Forum 2024 tratta solo del livellamento economico degli individui, con il comando della subordinazione della ricerca di potere e di guadagno individuale.
Ma Bergoglio nel 2019, con la famigerata frase del documento di Abu Dhabi, il pluralismo e le diversità di religione sono una sapiente volontà divina con la quale Dio ha creato gli esseri umani, aveva iniziato anche un processo di indifferenza religiosa e di indifferenza divina, ossia di ateismo attraverso l'insignificanza di Dio. Si tratta proprio di insignificanza di Dio perché Bergoglio ha firmato questo documento insieme ad un rappresentante islamico, il grande imam di Al-Azhar, Ahmad al-Tayyeb. Per cui, quando entrambi hanno scritto di sapiente volontà divina, senza specificare di quale Dio stessero parlando, hanno proprio insegnato che per loro non ha alcuna importanza né il Dio Trinità dell'uno né il Dio Allah dell'altro. Per di più, questo documento è stato adottato nel 2022 anche dal 7° congresso dei leader delle religioni mondiali, per cui anche tutti questi capi religiosi hanno affermato che le loro rispettive divinità non hanno alcuna importanza e perciò sono insignificanti. In futuro, per far percepire l'insignificanza delle divinità nei fedeli di tutte le religioni, quasi certamente la nuova religione di tutte le religioni sarà caratterizzata da un doppio culto. Ci sarà il culto della divinità tradizionale e ci sarà anche il culto della nuova super divinità che avrebbe creato tutte le religioni e proposta da Bergoglio e Ahmad al-Tayyeb. Con la pratica di questo doppio culto, alla fine i fedeli delle varie religioni percepiranno come insignificante sia la propria divinità tradizionale, sia la nuova super divinità. Proprio una nuova forma di ateismo. Il secondo errore sparso dalla Russia 1917. Ora si può pensare che trattandosi di religione sia qualcosa che riguarderà solo i fedeli delle varie religioni. Invece no. Riguarderà tutti gli uomini soggetti ai padroni del World Economic Forum. Perché l'intestazione completa del documento di Abu Dhabi è documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune. Dunque, questa nuova religione di tutte le religioni viene affermata come quella capace di garantire la pace mondiale e la convivenza comune. Di conseguenza, chiunque non parteciperà almeno al culto della nuova superdivinità dichiarerà indirettamente di essere contrario alla pace mondiale e alla convivenza comune. Ed voilà! Come in Russia 1917 c'era il nemico del popolo, così in futuro ci sarà il nemico della fratellanza umana, della pace mondiale e della convivenza comune. Fine. Prossima indagine, concludo la serie su Monsignor Viganò.
fornirò la mia visione strategica su come trattare tutti i legittimisti di Bergoglio che per 11 anni hanno parlato dopo la versione ufficiale del Vaticano sulla Declaratio. Alla prossima!